La Clio Cup Italia approda nel fine settimana del 6-7 luglio a Monza per affrontare il quarto dei 6 doppi appuntamenti di una stagione tutta all'insegna del massimo equilibrio. Sul velocissimo tracciato Brianzolo, il monomarca riservato alle RS 1006 Turbo giunge con due differenti leader. A pari punti in testa alla classifica ci sono infatti lo spagnolo Nogues, che può vantare due vittorie al proprio attivo, e l'abruzzese Iacone, finora autore di 3 centri con la vettura del team S Corse. Ed è lo spagnolo a strappare al suo rivale la pole position proprio in occasione del suo ultimo giro utile. Alle spalle dell'alfiere della S Corse si è portato un velocissimo Ferraro, protagonista nelle fasi iniziali della sessione in cui aveva temporaneamente occupato la prima posizione. Gara 1, entusiasmante la lotta per le posizioni di testa, che ha visto ben 5 piloti alternarsi al comando. Tra questi, Ferraro, costretto ad un amaro ritiro dopo essere rimasto coinvolto in un contatto nella bagarre. Ad approfittarne è stato il suo compagno di squadra Melatini, il quale ha concluso quarto. Ma è stato il croato Pulic a conquistarsi la vittoria, onorando il lavoro svolto dalla squadra che dopo il capottamento nelle libere di sabato mattina era riuscita a metterlo in condizioni di prendere il via. Secondo posto per Iacone. L'abruzzese della S Corse ha così potuto conquistare dei punti importanti per ritornare al comando della classifica, precedendo alla bandiera a scacchi pedalata. Bad start for me in first race. I messed up with throttle and clutch, but then I correct my mind and trying to pass a lot of racers, and I'm very happy. In photo finish I win, and I'm very happy for that win. That is my first win in Clio Cup Italia, and I'm very happy. In gara 2, con la griglia invertita, a partire dalla pole è stato Pasquale.